Michael Bublé ha eseguito una versione riscritta di My Way di Frank Sinatra con cenni al principe Ferry disseminati ovunque, mentre l'attore canadese ha parlato della battaglia contro il cancro di Re Carlo. Venerdì sera il principe Ferry e Meghan Markle hanno ricevuto un commovente saluto da Michael Bublé. La coppia ha partecipato a una sontuosa cena di gala con 200 ospiti a Vancouver, per concludere il tour in preparazione agli Invictus Games invernali del 2025. Michael, 48 anni, ha riscritto il testo della canzone di successo di Frank Sinatra My Way, mentre rendeva omaggio a Re Carlo e gli inviava auguri di guarigione durante la sua battaglia contro il cancro. Poco prima del discorso del Duca, Michael ha eseguito una versione riscritta della canzone. Prima dello spettacolo, ha spiegato che era felice di mostrare sia al Duca che a sua moglie Meghan quanto è bello questo posto, riferendosi al suo paese natale, il Canada. Il cantante canadese ha cantato i nostri auguri di guarigione per tuo padre, in un gesto dolce rivolto al re, a cui è stato recentemente diagnosticato un cancro. Facendo un cenno a Ferry, Michael ha cantato il testo. Ti sei guadagnato ogni giorno il diritto di dire. L'ho fatto a modo mio, e ha definito il Duca un visionario. La performance ha avuto luogo all'evento One Year to Go Dinner al Vancouver Convention Center, dove Michael ha cantato il brano che è stato scritto insieme a Paul Anka. Meghan e Ferry avrebbero dovuto tornare a casa a Montecito, in California, ma dopo tre giorni di eventi degli Invictus Games a Whistler e Vancouver, la coppia ha deciso di prolungare il soggiorno e godersi un po' di tempo libero con gli atleti e gli organizzatori. Michael ha condiviso che è stato emozionante per lui essere lì e che gli è piaciuto il fatto che possiamo mostrare a Ferry e Meghan quanto è bello questo posto.